Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, mi sentite, mi vedete bene? Datemi conferma perché c'era qualche problema di linea all'inizio. Perfetto, vedo che ricevo conferma dal nostro prof Torrese. E allora, come dicevo, buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento, a questo webinar che abbiamo deciso di fare oggi su iniziativa del prof Torrese e dell'avvocato Claudio Fusco. Un webinar che in effetti ha ad oggetto un tema particolarmente interessante, importante, delicato e anche difficile da trattare, come dicevamo prima di entrare in diretta, ovvero la colpa medica analizzata sia dal punto di vista civile che dal punto di vista del diritto penale. Quindi, insomma, sicuramente ne vedremo delle belle, come sempre, con le spiegazioni impeccabili dei nostri relatori, ovvero del prof avvocato Raffaele Torrise in diritto civile. Quindi Buongiorno a tutti. buongiorno, buongiorno prof. E quindi analizzerà dal punto di vista civile la colpa medica. E poi l'avvocato Claudio Fusco, che saluto, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao Giuseppe. Che invece si adopererà con l'analisi dal punto di vista strettamente penale, di quello che è il tema della colpa medica, della responsabilità medica. Saluto ovviamente poi anche il nostro prof, direttore scientifico, reduce anche della vittoria, diciamo, ecco anche qui pubblicamente, delle elezioni di delegati al 35° Congresso Nazionale Forense. Come tra i più giovani, ecco, delegati vincitori appunto delle elezioni. E io, come sempre, però preferisco non dilungarmi ulteriormente e passare subito la parola a chi di dovere, e pertanto passo subito la parola al prof Savarese per l'introduzione iniziale di questo bellissimo webinar. E prima di cedere la parola, ovviamente vi ricordo, come sempre, diciamo, invito più che altro all'interazione, come sempre, attraverso commenti alla nostra diretta. E quindi, insomma, restate connessi e seguiteci fino alla fine. Prego, prof Savarese. Buonasera a tutti e saluto i presenti. Ringrazio Giussi per aver ricordato questo successo, che è anche un successo naturalmente non solo di tutti gli avvocati che mi hanno votato, ma anche della scuola Calamandrei, perché ovviamente le idee della nostra scuola, le idee del nostro modo di far formazione saranno sicuramente oggetto di proposte nel congresso di Lecce al Consiglio Nazionale Forense. Quindi in realtà io la chiamo prosecuzione, cioè il fatto di avere delle rappresentanze anche all'interno degli organi istituzionali che sono in grado di portare avanti quelle che sono le reali esigenze sia degli avvocati, quindi parlo sia degli studenti avvocati, ma anche degli avvocati docenti, quindi della classe avvocatura tutta, senza tralasciare nessuno. Naturalmente uno dei punti principali sarà sicuramente quello dell'aspetto formativo. Quindi ringrazio Giussi per aver ricordato questo successo che ho avuto in termini elettorali, ma che io ritengo che è un successo anche in primis della scuola, ma soprattutto di tutte le persone che mi hanno sostenuto, comprese le presenti e anche quelle che ci stanno vedendo, che saluto con affetto tutto il team. Per quanto riguarda l'incontro di oggi, che dire? Io faccio i complimenti ai relatori, all'avvocato Torrese, all'avvocato Fusco, perché l'incontro di oggi è un incontro importante, un incontro che dimostra il fatto che questa scuola ci tiene all'approfondimento in ambito giuridico. E questo non fa altro che rendermi orgoglioso in qualità di direttore e ricordarvi naturalmente che tutte queste attività che noi facciamo avete sempre l'opportunità e la possibilità di rivederle attraverso i nostri canali social. Quindi per chi non avesse l'opportunità di seguirla in diretta, ricordatevi sempre che tra YouTube, Instagram e anche Facebook avete sempre l'opportunità di rivederlo. E poi lo dico soprattutto a chi ci ascolta, sono in tanti che poi attraverso questi approfondimenti mi chiedono,
se c'è la possibilità di iscriversi a dei corsi. Ovviamente, e noi abbiamo deciso di avviare anche dei corsi di specializzazione proprio in determinate materie, oltre alla preparazione nell'ambito dei concorsi pubblici e ai classici corsi di preparazione per l'esame d'avvocato, e nonché abbiamo anche iniziato a raccogliere le iscrizioni per la preparazione al concorso per magistratura, che avete visto di recente non ha dato dei risultati brillanti in termini di persone che hanno affrontato questo concorso. Poi magari un accenno lo farà l'avvocato Torrese su questo aspetto perché è importante. Con questo io non mi dilungo, vi ringrazio, mi vedete anche molto più soddisfatto. Ora lo posso dire che è una frase che odio: stai sereno, io sono sereno finalmente. E vi auguro naturalmente di seguire questo webinar importantissimo. Io mi scuso se vi dovrò abbandonare per qualche minuto, cercherò magari di tornare, ma comunque buon prosieguo. Grazie, grazie al nostro prof Savarese e complimenti, complimenti ancora. Diamo adesso inizio ai lavori quindi di questo interessantissimo appuntamento e quindi passo la parola al prof Torrese. Prego. Buongiorno a tutti, ben trovati. Sono contento di sapere che siete moltissimi. Chiedo direttamente a Giusy se mi vede, se mi sente, quindi posso proseguire. Possiamo proseguire. Perfetto, perfetto. Prima di ogni cosa, ovviamente, voglio fare anche io gli auguri al direttore scientifico della nostra scuola, l'avvocato Savarese, per questo meraviglioso risultato ottenuto. Risultato duro, ragazzi, abbiamo fatto una campagna elettorale veramente ha sprombattuto, però ha portato grandi risultati e quindi siamo a dir poco felicissimi. Perché oggi teniamo questo Scusami, webinar? Perché Raffaele, se posso associarmi ovviamente alle congratulazioni, perché non so certo come che non sia puoi. adesso, quindi veramente complimenti, un grande trionfo e finalmente un po' di anche di giovane avvocatura che è necessario che possa portare avanti le nostre istanze di giovani avvocati. Quindi veramente Grazie, complimenti. grazie mille colleghi. Grazie. Chiedo scusa a Puoi e Raffaele. devi, hai fatto benissimo intervenire. Perché oggi stiamo qui a fare questo webinar? Perché abbiamo ricevuto moltissime richieste in merito, in particolare moltissime richieste di chiarimenti in tema di responsabilità civile del medico e in tema di responsabilità penale del medico. Anziché rispondere individualmente a ciascuna singola richiesta, che al di là di quanto possa essere defaticante, è anche poco intelligente come pratica, perché in questo modo io chiarisco il dubbio, magari ad Alessia, dico Alessia perché è il primo commento che ho letto, ma magari un dubbio ce l'ha anche Silvana, però Silvana non me l'ha esternato e lei resta a secco. Allora lo facciamo pubblicamente, così chiariamo a tutti i dubbi, sia i dubbi espressi che i dubbi non espressi. Prima di iniziare, vi chiedo se avete seguito la nostra diretta aggiornamenti giurisprudenziali. Ve lo chiedo perché, ragazzi, quelle sentenze che stiamo trattando in quella sede stanno uscendo tutte all'esame di avvocato. Penso che nessuna di quello che ho spiegato finora non è venuta fuori. In civile abbiamo parlato del fondo patrimoniale, istituto molto complesso, e della sua revocabilità attraverso l'azione revocatoria, l'azione pauliana, e abbiamo parlato del risarcimento del danno da diffamazione e cosa accade a questa ipotesi di risarcimento nell'ipotesi in cui l'editore diffamatore rettifichi la notizia? In penale abbiamo parlato dei rapporti tra violenza sessuale e violenza privata con il giudice D'Ambrosi e poi abbiamo parlato di inquinamento ambientale, articolo 452 bis. Inoltre vi chiedo anche se avete partecipato alla diretta sulla risoluzione tracce esame di avvocato. Perché vi chiedo queste cose? Perché so che molte delle persone che ci seguono oggi, anche se non tutte, sono persone o che hanno sostenuto la prima prova orale o che devono sostenerla. Quindi, ragazzi, sono tutte cose che sono necessarie per la vostra preparazione. Nella diretta risoluzione tracce esame di avvocato di sabato abbiamo parlato della falsa testimonianza resa dal convivente a favore del suo convivente, quindi non in caso di famiglia, ma in caso di convivenza, e applicabilità dell'articolo 384 a queste fattispecie. In civile abbiamo parlato del danno in re ipsa, quindi un danno che non richiede una prova specifica della lesione,
da legittima occupazione di bene immobile. Vi segnalo inoltre la programmazione di questa settimana. Oggi siamo qui a tenere un webinar in tema di colpa medica. Mercoledì alle ore 21 si terrà la solita rubrica aggiornamenti giurisprudenziali e invece sabato alle ore 15 risolveremo tracce di diritto civile e di diritto penale per l'esame di avvocato e alle ore 17 terremo la nostra simulazione di prove per concorsi pubblici. È splendido leggere questo messaggio da parte di Lucia. Sono solo felice di aver trattato una traccia che poi ti è capitata all'esame di avvocato. Quindi veramente una notizia meravigliosa. Vi segnalo inoltre i nostri corsi attivi. Ne abbiamo tre pacchetti sostanzialmente. Abbiamo il pacchetto esame di avvocato, che si compone del corso integrale per l'esame di avvocato, inclusivo anche della full immersion, e abbiamo anche la possibilità di offrire una preparazione e sulla prima prova orale e sulla seconda prova orale dell'esame di avvocato tramite lezioni private. Ovviamente, ragazzi, invece è già possibile iscriversi al corso che poi inizierà a settembre. Abbiamo un pacchetto che riguarda i corsi di specializzazione e quindi abbiamo il corso di specializzazione in inglese giuridico, in GDPR, quindi protezione dati personali, in giurista d'impresa e per diventare avvocato in ambito europeo. E poi abbiamo il terzo pacchetto, terzo ma non ultimo per importanza, che è il pacchetto di preparazione ai concorsi pubblici. Abbiamo corsi per tutti i concorsi pubblici attivi, dai più grandi come DSGA, che a breve sarà bandito, Ufficio del Processo Penale, che a breve sarà bandito, Comune di Napoli, che a breve sarà bandito, ma anche per quelli già banditi, come il Maxi Concorso RIPAM, fino ai corsi di preparazione per concorsi più piccoli, quello all'ASL, quello al Comune, quello alla Regione. Non dovete far altro che contattarci in privato, corsi di formazione giuridica 2022, e chiederci informazioni che vi daremo su ogni corso attivo. Inoltre, come ha detto anche l'avvocato Savarese, vi segnalo che dall'anno prossimo partiremo con un corso di preparazione al concorso per magistratura. Ce l'hanno chiesto moltissimi studenti, eravamo già decisi a farlo. Devo dirvi che l'ulteriore spinta, l'ulteriore calcio nel sedere, perché nella vita bisogna avere calci nel sedere, ma non raccomandazioni. Calci nel sedere vuol dire spinte ad agire. Sono stati i risultati di quest'ultimo concorso, dove è stata fatta un'ecatombe. Io conosco moltissimi amici e moltissimi ragazzi estremamente preparati che non sono riusciti ad entrare. È passato uno studente su 20 di coloro che hanno consegnato, quindi circa uno su 50 di quelli che si è andato a sedere. Sono numeri irricevibili e siamo sicuri di poter fornire il nostro contributo anche da questo punto di vista. Quindi anche qui, per qualunque informazione, non dovete far altro che mandarci un messaggio privato sulla nostra pagina Corsi di Formazione Giuridica 2022 o una mail al Centro Studi Piero Calamandrei. Siamo pronti per iniziare, vi chiedo solo un'ulteriore cosa. Prima di iniziare, se non l'avete già fatto, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2022, alla nostra pagina Instagram Centro Studi Piero Calamandrei e al nostro canale YouTube Centro Studi Piero Calamandrei, perché ragazzi, questo è l'unico modo per essere aggiornati sempre su tutti i nostri eventi gratuiti e non perdervene neanche uno. YouTube vi offre un ulteriore vantaggio, e cioè, se me ne sono perso qualcuno, che devo fare? Mi devo impiccare? No, c'è un metodo più efficiente e meno cruento, che è quello di andare sulle nostre playlist, le playlist del canale, e guardarvi tutto quanto abbiamo fatto. Lo trovate tutto registrato. Tutto ciò detto, partiamo con il nostro webinar di oggi. Colpa medica, come sempre con poco altruismo e poca cavalleria, ma oggi l'altro relatore è un uomo, quindi la cosa mi turba di meno. Partiamo dalla colpa medica in diritto civile, della quale mi occupo io. L'obiettivo, ragazzi, ovviamente non è esaurire tutto quanto c'è da dire sulla colpa medica in diritto civile e in diritto penale, perché non ci vorrebbe un webinar di 2 ore, ma un webinar di 2 giorni, e forse sarebbe anche poco. Devo assicurarmi però di darvi tutte le nozioni che vi possono servire ad un concorso pubblico o all'esame di avvocato,
per essere in grado di poter affrontare qualunque traccia e qualunque problematica. Intanto, di che cosa discutiamo quando parliamo di colpa medica o di responsabilità medica in generale? Parliamo di tutte quelle ipotesi in cui si è verificato un illecito realizzato da un sanitario, cioè da una persona che svolge l'attività di sanitario. Sanitario è un termine generico che include i medici, i paramedici, gli infermieri, eccetera. Illecito, ovviamente, che si è verificato nel corso e nell'ambito della sua attività professionale. Quindi, se io parlo di colpa medica o di responsabilità medica, non mi sto riferendo al medico che esce dall'ospedale ed investe un pedone. Quella è una colpa normale. Il fatto che lui sia un medico è irrilevante. Colpa medica vuol dire errore, vuol dire danno causato dal medico nel momento in cui fa il medico o dall'infermiere nel momento in cui fa l'infermiere. Ovviamente gli illeciti che possono essere compiuti da un medico, da un paramedico o da un infermiere, io utilizzerò il generico termine sanitario, nell'esercizio della sua professione, possono essere illeciti di tipo civile o illeciti di tipo penale. Se siamo davanti ad illeciti civili, parliamo di colpa o di responsabilità civile del medico. Se siamo dinanzi ad un illecito penale, parliamo di colpa o di responsabilità penale del medico. Adesso, in diritto civile, con questa nozione volutamente larga o largheggiante, cioè l'abbiamo detto, quello di responsabilità civile del medico o di colpa medica in diritto civile, che dir si voglia, noi includiamo evidentemente tutti quei danni che un sanitario normalmente cagiona al suo paziente nell'ambito dell'attività medico-sanitaria per mezzo di una condotta commissiva o omissiva. Cerchiamo di offrire qualche chiarimento. Ragazzi, mi scuso che non ho salutato nessuno, ci sono moltissime persone che mi hanno salutato. Buongiorno a tutti. Come sempre, quando sono in transagonistica, a volte dimentico anche le buone educazioni, ma sono sicuro che mi perdonerete. Che cosa vuol dire responsabilità medica, abbiamo detto? E che cosa significa che normalmente, quando parliamo di responsabilità medica, ci riferiamo all'ipotesi in cui un sanitario, con la sua condotta commissiva o omissiva, abbia arrecato un danno ad un paziente. Vediamo le ipotesi classiche di colpa medica in diritto civile. Quali sono le classiche ipotesi in cui un medico, con la sua condotta commissiva, arreca un danno al paziente? Ragazzi, condotta commissiva vuol dire che il medico fa qualcosa. Condotta omissiva vuol dire che il medico non fa nulla, ma viene sanzionato perché invece avrebbe dovuto fare qualcosa in quanto medico. Quali sono le classiche ipotesi di responsabilità medica di tipo commissivo? È presto detto. Ti opero perché ti devo operare. Sbaglio l'operazione e tu muori. Oppure sbaglio l'operazione e ti procuro un danno. Devo rimuoverti una ciste che hai nell'intestino o ti devo rimuovere una cisti che hai in una parte del corpo. Nel farlo ti procuro un danno o nel farlo ti uccido. Questa è la classica colpa commissiva del medico. Ma non dovete solo pensare ai chirurghi. Anche il medico generico dal quale mi reco, gli faccio vedere quali sintomi ho. Il medico è incapace o è distratto, sbaglia, mi dà dei farmaci che non mi doveva dare e io muoio, oppure io non guarisco da quella malattia, o addirittura non verifica se ho allergie ai farmaci, mi dà dei farmaci che non potevo prendere, muoio, ho una reazione allergica. Tutte ipotesi di colpa medica, che possono avere ovviamente risvolti civili e penali, chiaramente, ma di tipo commissivo. Ma i medici rispondono anche per omissione, non quando fanno qualcosa di sbagliato, ma quando non fanno qualcosa, pur avendo l'obbligo di farlo. Per esempio, sbaglio diagnosi, ecco, non parliamo sempre dei chirurghi, sbaglio diagnosi,
non mi accorgo che tu hai un problema, dico, ma non ti preoccupare, vai a casa, stai benissimo, tu invece sei ammalato e muori, o comunque sei ammalato e peggiori. Chiaro, sei ammalato e subisci dei danni. O ancora tu hai bisogno di un'operazione urgente e io non te la faccio. Queste sono le ipotesi più semplici di responsabilità medica, commissiva o omissiva. E ricordatevi anche una cosa, come formazione spot, ma può essere oggetto di una traccia. Anche il mancato miglioramento rappresenta ipotesi di responsabilità medica. Se io ti opero perché hai una patologia, sbaglio l'operazione, ma da quella mancata operazione non derivano conseguenze lesive, semplicemente non sei guarito, anche quella può essere un'ipotesi di responsabilità medica, perché comunque mi hai sottoposto un'operazione inutilmente. Ovviamente, ma questa non è la sede per farlo, ne abbiamo trattato in lungo e largo al corso, evidentemente, e ne tratteremo anche al corso che inizierà a settembre, quello per l'anno prossimo. Le ipotesi di responsabilità medica, però, in sede civile e in sede penale, in qualche caso, non si risolvono, cioè non si concludono solo nelle classiche colpe mediche commissive o omissive, quindi il medico che sbaglia l'operazione ti uccide, il medico che sbaglia la diagnosi e quindi sbaglia a darti farmaci e ti uccide o ti ferisce, eccetera. Ma al corso abbiamo parlato anche di due ipotesi molto peculiari di responsabilità medica, prima delle quali è la violazione dell'obbligo di consenso informato. Voi sapete che tra le obbligazioni del medico non vi è soltanto quella di eseguire l'operazione a regola d'arte, ma c'è anche quella di informarti previamente a di tutte le opzioni mediche che tu hai a disposizione, quindi tutte le alternative mediche che tu hai a disposizione in quel momento, in quella fase della tua malattia, b, di informarti di quali sono le controindicazioni, cioè gli effetti nefasti, gli effetti collaterali di ciascuna di esse. Quindi il medico, per essere diligente, non deve soltanto eseguire l'operazione a regola d'arte, ma non parliamo solo di chirurghi, o comunque darti i farmaci giusti o comunque farti la diagnosi giusta. Il medico, per essere diligente, non soltanto deve fare quello che ho appena detto, ma anche un altro obbligo di legge. Qual è? Quello di informarti in modo previo, previo vuol dire preventivo, di tutte le alternative terapeutiche che hai a tua disposizione e delle conseguenze, dei vantaggi e gli svantaggi di ciascuna. Quindi se Frank viene a visita da me e io sono un medico, mi rendo conto che Frank ha una patologia, non ti grattare, facciamo una patologia semplice, una fesseria, e mi rendo conto che ci sono, io so quanto medico che ci sono due strade terapeutiche. La prima è conservativa, non ti opero ad esempio, ma devi prendere una pillola al giorno tutta la vita, con determinati effetti collaterali. Alternativa B, ti opero, ma l'operazione c'ha un certo margine di rischio, ma l'operazione è cruenta, quindi c'hai una riabilitazione comunque lunga, però ti risolve il problema per sempre. Io cosa devo fare se sono un medico diligente? Non è che devo dire Frank devi per forza operarti o Frank devi per forza prendere pillole. Ti devo prospettare le due strade terapeutiche alternative. Devi dire, caro Frank, queste sono le cose che tu puoi fare. O una terapia conservativa, che ha tutta una serie di vantaggi, non ti operi, quindi non c'è il rischio dell'operazione, non c'è rischio di contrarre infezioni nosocomiali, le famose infezioni che si prendono in ospedale, la setticemia, eccetera. Non c'è la riabilitazione da fare, non c'è periodo di degenza. Fai la tua vita normale, però qual è l'effetto negativo? Una pillola al giorno, tutti i giorni. Ci sono controindicazioni? Sì, la pillola potrebbe causare un eccesso di questo, eccetera, eccetera. Alternativa, operazione, vantaggi, svantaggi, effetti collaterali. Questo è un medico che rispetta il consenso informato, perché devo fare sì che Frank sia in grado di prendere la sua decisione, la decisione che egli ritiene più giusta e più corretta.
ma se io non ti informo correttamente, il tuo consenso non è informato, è un consenso carpito malamente. Perché se io, Frank, dico non ci sono alternative, ti devi per forza operare, Frank magari mi dice ok, operami, grazie. Che consenso è questo? Non è un consenso informato. Non gli ho spiegato la situazione e Frank ovviamente ha risposto in un certo modo. Ma se io invece gli avessi spiegato la situazione correttamente, magari Frank sceglieva diversamente. Solo in quel caso il suo consenso sarebbe stato informato. Nel primo caso il suo non è un consenso informato, è un consenso disinformato, perché ha detto sì o no in base ad informazioni incomplete o incorrette. Quindi il consenso deve essere libero, deve essere consapevole e deve essere sempre revocabile, ovviamente se l'attività medica non è stata già prestata. Io posso dire no all'operazione fino all'ultimo istante. Questo perché? Perché l'articolo 13 della Costituzione, nel garantire la libertà personale a ogni cittadino, garantisce indirettamente anche la libertà nelle scelte terapeutiche. E del resto l'articolo 32 della Costituzione chiarisce che nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari senza il suo consenso, di qui tutta la polemica sui vaccini obbligatori, salvo evidentemente che si tratti di un TSO, quindi salvo che non sia un soggetto pericoloso per sé o per gli altri. Unica vera eccezione alla regola è lo stato di necessità: la persona arriva in ospedale incosciente perché sta perdendo sangue, lì il medico non chiede nessun consenso, prende e interviene. Ma sempre al di fuori da questo webinar, perché non è questa la sede per trattarne, sono cose di cui abbiamo trattato in lungo e largo, quindi mi limiterò ad accennarlo al corso Trovate Ore in cui si è parlato di questo problema. Altra voce, altra ipotesi di responsabilità medica in sede civile è il danno da nascita malformata. Che cos'è il danno da nascita malformata? Letteralmente, danno da nascita malformata è quando nasce un bambino, dopo il parto viene fuori un bambino che ha un problema sanitario. Però attenzione a non commettere errori. Il danno da nascita indesiderata non ha nulla a che fare con l'ipotesi in cui il medico ginecologo sbaglia nella manovra terapeutica, quindi sostanzialmente tira male fuori il bambino, ad esempio, e gli procura un danno, oppure non lo libera dal cordone ombelicale. Sapete che a volte il cordone ombelicale si annuda intorno al collo del bambino, il medico ginecologo deve essere pronto a intervenire. Non sono queste le ipotesi di danno da nascita malformata che ci interessano. Queste sono, ragazzi, ipotesi classiche di responsabilità medica che abbiamo visto prima. No, responsabilità medica commissiva e omissiva. Che poi il paziente sia un neonato di un giorno o di qualche ora e non una persona di 35 anni non cambia niente. Danno da nascita malformata è un'ipotesi completamente diversa, ripeto, vado proprio per spot, pillolette. Danno da nascita malformata sia quando? Sia quando il bambino, il concepito, quindi il concepito che vuol dire un bambino che non è ancora nato, che non è stato ancora partorito, ha una patologia, ma quella patologia non è stata causata da un errore medico, perché altrimenti è un'ipotesi classica di responsabilità medica. È una patologia genetica, è ad esempio è affetto dalla sindrome di Down, dalla trisomia 21, è affetto da altri disturbi fisici, magari. Cosa accade? Accade che la donna, prima di partorire, quando scopre di essere incinta, dopo qualche mese magari, va dal medico e gli chiede un accertamento che abbia oggetto la salute del feto, quindi la salute del concepito. Gli chiede: ma mio figlio è sano? È possibile con gli attuali metodi di indagine saperlo? Sì, è possibile. Alcune patologie sono diagnosticabili già quando il bambino è in grembo. Possiamo sapere lo sviluppo degli arti, tutta una serie di cose. La madre si reca dal medico e gli chiede di fare questa verifica. Il medico fa la verifica, sbaglia e dice alla madre: tutto bene, suo figlio è sano. La madre partorisce e quando partorisce si scopre
di aver partorito un figlio che non avrebbe voluto mettere al mondo. Perché? Perché magari è affetto da sindrome di Down, perché magari ha un altro problema, un'altra malattia genetica, eccetera. In questa ipotesi il medico ha sbagliato. Attenzione, non ha sbagliato perché ha cagionato la malattia del bambino, questa è la cosa particolare. Ha sbagliato perché ha sbagliato la diagnosi e non ha comunicato alla madre che il bambino aveva una malformità. Voi dite cosa cambia? O glielo comunicavo meno, sempre un bambino malforme avevi. Assolutamente no. Perché se vi erano le altre condizioni di legge, la donna poteva abortire, ovviamente. Entro, se ricordo bene, sono 3 mesi. E allora, se la madre aveva manifestato una volontà abortiva laddove il bambino avesse patologie e il medico non l'ha avvertita per un errore, allora è possibile fare causa al medico e chiedergli i danni. Quindi, ragazzi, c'è una terza ipotesi di responsabilità medica, di colpa medica in diritto civile, che è il danno da nascita indesiderata, che è quel danno che si verifica quando il medico, per un errore, non ha comunicato alla madre, non se ne è accorto ovviamente, che il feto, che il concepito aveva una patologia. Laddove la madre dimostra che, se correttamente informata, avrebbe abortito, la madre può chiedere il risarcimento del danno al medico. E poi vedrete, non solo la madre, vedrete chi seguirà o chi ha seguito il corso. Non posso trattarlo in questa sede. Ma la cosa interessante è qual è? Che sia la responsabilità medica per violazione del consenso informato, che ho trattato prima, sia la responsabilità medica per nascita indesiderata, sono due ipotesi in cui il medico, sicuramente Pietro, anche dal minore appena nato in realtà, sono ipotesi, e anche dei fratelli, sono ipotesi in cui il medico risponde pur senza aver, in un caso, sbagliato l'operazione. Perché chi risponde per violazione del consenso informato magari non ti ha informato, ma poi l'operazione la esegue a regola d'arte. Però se me lo dicevi, magari io non mi operavo, quindi hai violato il mio diritto alla autodeterminazione terapeutica. Nel secondo caso, danno da nascita malformata, il medico risponde, ma in realtà il medico non ha neanche causato la malattia. Il bambino ha una malattia perché madre natura gliel'ha data, tra virgolette. Ok? Eppure risponde perché non ha informato la madre della malattia, e quindi anche qui ha violato la sua libertà nel determinarsi per la scelta abortiva. Quindi abbiamo, ragazzi, ipotesi di colpa medica per un errore medico che provoca un danno alla salute del paziente, e abbiamo un'ipotesi di colpa medica in cui il medico non procura nessun danno al paziente. Non è l'ipotesi di violazione del consenso informato, non è l'ipotesi di danno da nascita malformata, ma cosa ha violato allora? Non il diritto alla salute del paziente, ha violato in un caso il diritto informativo del paziente, violazione del consenso informato, nel secondo caso ha violato il diritto della madre di scegliere se abortire o meno. Fatta questa prima doverosa precisazione, e quindi chiarito che di colpa medica si parla anche quando il medico non cagiona un danno alla salute del paziente, ma anche in questi casi appena visti, bisogna fare però una premessa. E cioè, quando si discute di una responsabilità nel nostro ordinamento, e quindi quando si discute del risarcimento del danno, siamo in sede civile, la prima cosa che un giurista attento deve fare è chiedersi qual è la fonte di quella responsabilità. Cioè, se io dico che risponde civilmente, quindi deve risarcire il danno, il medico che con un errore commissivo o omissivo ha causato un danno alla salute del paziente, oppure se io dico che deve risarcire danni il medico che ha violato il consenso informato di un paziente, oppure ancora se dico che deve risarcire il danno il medico perché con la sua omissione ha cagionato una nascita indesiderata, io mi devo sempre domandare, bene, un'ipotesi di responsabilità, perfetto, ma quale ipotesi di responsabilità è nel nostro ordinamento?
Perché nel nostro ordinamento la responsabilità civile, quindi quel principio sacrosanto stabilito dall'articolo 2043, per cui chi cagiona un danno ingiusto deve risarcirlo, non è disciplinato sempre allo stesso modo. Cioè, la natura della responsabilità in diritto civile oscilla tra due poli: il polo della responsabilità contrattuale e il polo della responsabilità extracontrattuale. Che significa? Significa che se voi dite che quel medico deve risarcire il danno perché ha cagionato un danno a quel paziente, perché l'ha ucciso o perché ha violato il consenso informato o perché ha causato una nascita indesiderata, io mi devo sempre chiedere: sì, ma qual è la natura di questa responsabilità? È una responsabilità contrattuale o una responsabilità extracontrattuale? E qual è la differenza, evidentemente? Da un punto di vista fenomenico, responsabilità contrattuale vuol dire che tra me e voi c'è un contratto scritto, io lo violo o tu lo violi, e quindi la parte che non lo ha violato, che il contraente non inadempiente, dice la giurisprudenza, fa causa all'altro per la violazione del contratto. Responsabilità contrattuale, cioè violato il contratto. Responsabilità extracontrattuale, invece, tendenzialmente, sono le ipotesi di responsabilità che si hanno quando tra le parti del rapporto non c'è invece nessun contratto. Sto camminando con la mia bella macchina, mi distraggo un attimo, tiro sotto una persona, la investo. Quella si rompe una gamba e mi fa causa. In quel caso la responsabilità è contrattuale. C'è un contratto tra me e questa persona, ma chi la conosce? Chi l'ha mai vista? Quindi è una responsabilità extracontrattuale che è posta al di fuori del contratto e quindi segue regole diverse. Adesso la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale sono divise, sono distribuite in due punti diversi del codice civile. La responsabilità contrattuale, cioè da inadempimento contrattuale, è descritta dall'articolo 1218 e seguenti. La responsabilità extracontrattuale è invece sancita dagli articoli 2043 e seguenti. Su questo dibattito, sul dibattito relativo alla natura giuridica della responsabilità medica, è intervenuto il legislatore con la legge Gelli Bianco. E qui faccio una piccola precisazione: voi non portate direttamente la legge Gelli Bianco perché è una legge speciale, però la stessa ha innovato profondamente sia la giurisprudenza sia il codice, in particolare quello penale. Tutte queste modifiche invece le dovete conoscere. Quindi una di quelle leggi che, seppur speciali, seppur non dovete conoscerla a menadito, dovete sapere che effetti ha prodotto. Io sarò sintetico e cercherò di farvi capire qual è lo stato dell'arte oggi con un piccolissimo solo richiamo al passato. Partiamo dall'ipotesi più facile. Io ho un problema di salute, vado dal medico privato. C'ho un problema al gomito, non vado in ospedale. C'ho il mio ortopedico di fiducia, vado da lui. L'ortopedico sbaglia, gli faccio causa. Bene. Qual è la natura della responsabilità dell'ortopedico nei miei confronti? Quella ipotesi, l'ipotesi del medico privato, è sicuramente un'ipotesi di responsabilità contrattuale. Perché? Perché nel momento in cui io vado in uno studio medico privato e il medico mi visita, tra noi è sorto un contratto chiamato contratto di prestazione d'opera intellettuale, articolo 2230 del codice civile, come quello che c'è tra il cliente e l'avvocato, come quello che c'è tra il cliente e l'ingegnere, eccetera, eccetera. Se invece tu non vai dal medico privato, ma vai a farti curare in un ospedale pubblico, le cose sono un po' più complesse. Perché in questo caso c'è un ente che intermedia i rapporti tra il paziente e il medico, cioè l'ospedale,
E quindi bisogna tener conto anche dell'ospedale. E quindi noi ci dobbiamo chiedere, ma se io vado in un ospedale, l'ospedale dice, bene, c'è un problema al gomito, qual è l'ortopedico di turno? Il dottor Rossi. Ti cura il dottor Rossi. Il dottor Rossi sbaglia e mi provoca un danno. Io a chi posso fare causa? E qual è la natura di questa responsabilità? Prima risposta, io posso fare causa sia all'ospedale sia al dottor Rossi. O anche ad entrambi. Normalmente la si fa ad entrambi. All'ospedale perché? Perché ha sbagliato il dottor Rossi è un loro dipendente, quindi io posso fare causa all'ospedale. Al dottor Rossi perché è il medico che ha sbagliato. Partiamo dall'ipotesi più semplice. Se io faccio causa all'ospedale, la responsabilità dell'ospedale è sempre responsabilità contrattuale. Vale la stessa regola del medico privato, non è mai cambiato niente. Perché? Perché voi direte, ma io quando vedo in ospedale mica stipulo un contratto. In realtà sì. Sia che andate in urgenza e quindi non firmate neanche un documento, sia che invece andate con calma e il documento lo firmate. Qual è il contratto? È un contratto atipico, si chiama contratto di ospedalità, che è un misto tra un contratto con il quale l'ospedale ti assicura trattamenti sanitari, e se ti devono ricoverare anche un contratto di locazione del posto letto, sperando che ci sia. Chiaro? Quindi sia per quanto riguarda il medico privato, quando io vado allo studio del medico privato, sia per quanto riguarda invece l'ospedale, non è cambiato nulla. La responsabilità è sempre stata contrattuale. Sappiate invece che le cose sono molto cambiate per quanto riguarda la natura della responsabilità del dipendente dell'ospedale. Cioè, se oltre a fare causa all'ospedale Alfa, io faccio causa anche direttamente al dottor Rossi, che lavora presso l'ospedale Alfa, in questo caso ci si è chiesti quale fosse la natura della responsabilità del dottor Rossi. È una responsabilità contrattuale o extracontrattuale? Ovviamente, ragazzi, non ho tempo di farvi tutto l'excursus, per quello lo ripeto, c'è il corso, l'abbiamo già fatto in quella sede. Prima del 99 si diceva che era una responsabilità di tipo extracontrattuale. Perché si diceva la responsabilità contrattuale è responsabilità da inadempimento contrattuale. Tra il paziente e l'ospedale c'è un rapporto contrattuale. Tra il paziente e il medico ospedaliero c'è un rapporto contrattuale. Perché mi sta visitando il dottor Rossi al gomito? Perché in quel momento è l'ortopedico di turno. Se l'ortopedico di turno era il dottor Fusco, mi visitava il dottor Fusco. Se era il dottor Martino, mi visitava il dottor Martino. Quindi, ragazzi, questa giurisprudenza diceva qui il contratto non c'è. La responsabilità è extracontrattuale. Intervengono le sezioni unite del 99, che attraverso la teorica del contatto sociale, che anche non ho il tempo di spiegarvi, vi rimando al corso, dicono invece no, è una responsabilità contrattuale. Non c'è contratto, ma tra le parti si instaura un contatto socialmente qualificato. Però, ragazzi, tutto questo è stato spazzato via dalla legge Gelli-Bianco. Legge Gelli-Bianco che dice assolutamente no. La responsabilità medica, intendendosi come responsabilità del medico ospedaliero, non è contrattuale, ma è extracontrattuale. Quindi, ad oggi, lo stato dell'arte qual è? Vado da un medico privato al suo studio, lui sbaglia, responsabilità contrattuale. Vado in un ospedale e il medico pubblico sbaglia, se voglio fare causa all'ospedale, responsabilità contrattuale. Se voglio fare causa al medico pubblico, responsabilità extracontrattuale. Questo è lo schema oggi. Perché, ragazzi, ovviamente anche questo, anche su questo non mi posso dilungare, però voi sapete che la responsabilità contrattuale è più vantaggiosa per chi agisce in giudizio. Quindi è più vantaggiosa per il paziente che fa causa al medico. La responsabilità extracontrattuale invece è più vantaggiosa per chi si difende.
Quindi prevedere che la responsabilità del medico sia extracontrattuale vuol dire sostanzialmente voler agevolare il paziente. Perché? Perché il paziente non deve provare che il medico ha sbagliato. 1218 stabilisce il principio dell'inversione dell'onere della prova dell'inadempimento del medico. Il paziente va in giudizio e non deve dare la prova che il medico ha sbagliato. Il paziente va in giudizio e deve dire soltanto il medico ha sbagliato. Tant'è vero che io non sono guarito, anzi la mia malattia si è aggravata. Deve essere il medico a venire in giudizio e dire ma quando mai? Io ho agito secondo la legge Sartis, quindi ho operato in modo perfetto e tu non sei peggiorato, anzi sei guarito. Oppure è vero sei peggiorato, ma il peggioramento non dipende dal mio errore. Io la mia prestazione medica l'ho svolta a regola d'arte. Chiaro? Quindi ragazzi, prevedere una responsabilità contrattuale è molto più vantaggioso per il paziente. E allora perché la legge Gelli-Bianco è intervenuta dicendo che se io faccio causa al medico dipendente della struttura pubblica, la responsabilità è extracontrattuale, quindi è più difficile la prova per il paziente. Il motivo è presto detto. Il legislatore ha compreso che, dato che le cause contro i medici erano moltissime, avveniva sempre più spesso che i medici operassero secondo la cosiddetta medicina difensiva, e cioè sostanzialmente che i medici avevano da un lato paura di intervenire per non essere citati in giudizio, dall'altro lato l'altro problema qual era? Che spesso e volentieri i medici, nel minimo dubbio che tu potessi avere un qualunque tipo di problema, anche se non era necessario, ti facevano fare analisi su analisi, con grossi costi per la sanità pubblica. Allora il legislatore ha detto dobbiamo trovare una soluzione di compromesso. Qual è la soluzione di compromesso? La responsabilità dell'ospedale resta contrattuale. Quindi se tu subisci un danno a causa di un medico ospedaliero, fai causa all'ospedale. E la strada è abbastanza semplice. Perché? Perché l'ospedale ha le spalle coperte, è assicurato. Se invece vuoi fare causa al singolo medico, lì la responsabilità è extracontrattuale. Quindi la partita è ovviamente per te in salita, più difficile. L'idea è quella di deviare il flusso risarcitorio dal singolo medico pubblico alla struttura pubblica. Se invece il medico è privato, ovviamente, non ha una struttura alle spalle. Se io vado da un ortopedico nel suo studio professionale e lui sbaglia, io non ho un ospedale al quale rivolgermi, ha sbagliato lui, e quindi la responsabilità è contrattuale. Attenzione, per provare che un medico ha sbagliato e per potergli fare causa, io non mi devo limitare soltanto a provare il danno. Cioè non mi basta che io vado in giudizio e dico, dottore, e chiedo scusa al giudice, sono stato operato al gomito dal dottor Rossi, l'operazione aveva come obiettivo quello di risolvere il problema di valgismo che ho al gomito, gomito valgo e il gomito un po' fuori asse, il problema non si è risolto o il problema si è aggravato, quindi condanna il dottor Rossi. Non basta questo perché il dottor Rossi sia condannato. Perché? Perché l'obbligazione del medico, e quindi la responsabilità del medico, perché la responsabilità è la reazione dell'ordinamento ad una violazione di un'obbligazione, ovviamente. La responsabilità del medico, e quindi l'obbligazione del medico, non è un'obbligazione di risultato, ma è un'obbligazione di mezzi. Cioè il medico non ti deve garantire, non ti può comunque garantire che nel momento in cui ti mette sul tavolo operatorio tu al 100% guarisci. Perché se così fosse, allora basterebbe dire al 100% dovevo guarire, non sono guarito, è colpa tua, risarcitorietà. Non è così. L'obbligazione del medico, come quella dell'avvocato, come quella di molti professionisti, non è un'obbligazione di risultato, è un'obbligazione di mezzi. Cioè il medico deve prestare tutta la propria scienza medica per
intervenire nel migliore dei modi. Quindi obbligazione del medico è fare tutto quanto in suo potere per risolvere il tuo problema. Ma se poi il tuo problema non si risolve, e non si risolve non perché ha sbagliato il medico, ma perché, ragazzi, ci sono delle ipotesi in cui non è detto che l'operazione riesca sempre, ma l'operazione può anche non riuscire non per colpa del medico. In tutte queste ipotesi il medico non risponde. Perché? Perché l'obbligazione del medico non è un'obbligazione di risultato, è un'obbligazione di mezzi. Per poter far condannare un medico non è sufficiente per me dimostrare che mi ha operato per il gomito valgo e io non sono guarito dal valgismo o il mio valgismo è peggiorato. Devo dimostrare non solo che non sono guarito o che il gomito è peggiorato, ma che non sono guarito e il gomito è peggiorato per colpa sua. Quindi devo dimostrare in qualche modo che tutto ciò sia dipeso da un suo errore. Perché altrimenti, dato che la sua obbligazione è un'obbligazione di mezzi, lui non si è obbligato a garantirmi il risultato. Lui si è obbligato a lavorare nel migliore dei modi per conseguirlo. E quindi per poter ottenere una sua condanna, io devo dimostrare che non si è impegnato nel migliore dei modi, che ha sbagliato l'operazione. Chiara la differenza? Quindi si tratta di un'obbligazione di mezzi, quella del medico, e ogni qualvolta il medico è in grado di dare la prova in giudizio, se la responsabilità è contrattuale, del fatto che lui ha agito secondo la legge Startis medica, quindi ha agito in modo opportuno scientificamente, lui non andrà mai esente da pena, anche se uccide 1000 persone. E del resto pensate a un medico che pratica operazioni difficili, come quelle a cuore aperto, quanti pazienti muoiono? Ma mica muoiono tutti perché lui sbaglia. Muoiono perché è fisiologico che dinanzi a attività problematiche le persone possano morire. Ovviamente tanto più l'attività che lui svolge è rutinaria, tanto più che l'obbligazione dei mezzi sembra diventare un'obbligazione di risultato. Se mi operi ad un callo, o se mi operi ad un'appendicite, o se mi operi ad un'unghia incarnita, è molto difficile che mi possa derivare una conseguenza negativa che non dipenda da un tuo errore, perché sono interventi che vanno quasi sempre bene, chiaro? Ovviamente, questo lo dico per chi prepara l'esame di avvocato, tenete conto che tutta la giurisprudenza in tema di responsabilità medica non la trovate sotto il 1218, benché ormai la responsabilità medica sia quasi tutta contrattualizzata. Ma la trovate comunque sotto il 2043, che è la norma che si occupa di responsabilità extracontrattuale. Perché? Perché il 2043 e il 2059 sono le due norme cardine in tema di responsabilità tout court quando c'è da discutere dei danni arrecati. Voi sapete che per ottenere il risarcimento del danno, ne ho parlato proprio sabato, io devo dimostrare di aver subito un danno, evidentemente. E quali sono le tipologie di danno che un soggetto può subire? Danni patrimoniali e danni non patrimoniali. Adesso, un errore medico che danni può provocare? Può provocare sicuramente danni patrimoniali. L'operazione ha un costo, la fisioterapia successiva all'operazione ha un costo, i farmaci che io prendo per guarire possono avere un costo se non mi vengono prescritti dal medico. Queste tutte voci di danno patrimoniale, oggettive, semplici da dimostrare. Danno non patrimoniale, invece, senza poter entrare e senza poter discutere, ovviamente, ragazzi, in questa sede di danno non patrimoniale, al corso l'abbiamo fatto per ore, ma dovendo dirlo in a nutshell, come dicono gli inglesi, quindi effettivamente proprio in una conchiglietta, in un piccolo guscio, evidentemente quali sono le voci di danno non patrimoniale? Abbiamo il danno biologico, che è il danno che deriva dalla lesione al diritto della salute che tu hai riconosciutoti dall'articolo 32. E quindi mi hai rotto un braccio, 8 punti percentuali di invalidità, tot risarcimento. Quindi è un danno fotografico, nel senso che fotografa la tua situazione, fotografa la perdita di salute che tu hai avuto
e ti corrisponde un risarcimento. E poi abbiamo il danno morale, che è la sofferenza che il fatto illecito da te realizzato mi ha provocato, e il danno esistenziale, laddove quel fatto illecito, quell'errore del medico, abbia provocato un'alterazione negativa della mia vita. A causa del fatto che tu hai sbagliato a diagnosticarmi, hai sbagliato a leggere le mie analisi, non mi hai fatto fare quell'ulteriore esame che avresti dovuto farmi fare se fossi stato diligente, hai fatto sì che la malattia progredisse e ora mi avete dovuto amputare le gambe. Va bene, che bel esempio divertente sto facendo. In quel caso, tra i danni non patrimoniali, c'è anche il danno esistenziale, perché mi hai rovinato la vita. Ma di tutto questo, ragazzi, abbiamo parlato nel corso Il lungo e largo. In questa sede invece voglio dirvi altre due cose prima di chiudere, perché sono tutte cose che possono essere oggetto dell'esame di avvocato. Prima cosa che ci tengo a dire: come si valuta l'elemento soggettivo del medico relativamente alla responsabilità? Voi sapete che l'articolo 2043, ma anche il 1218, se per questo, che cosa chiarisce? Che perché tu possa rispondere del fatto illecito da te commesso, per i danni che siano derivati ad altra persona da quel tuo fatto illecito, è necessario che tu quel tuo fatto illecito sia doloso o colposo. Chiunque ha un minimo di familiarità col diritto penale o con la responsabilità civile sa che la differenza tra dolo e colpa è netta. La Cassazione, in maniera elegante, dice che l'essenza del dolo è la volontà, mentre invece l'assenza di volontà è la colpa. Che significa? Che si ha dolo quando io voglio realizzare quel determinato evento, quindi io voglio cagionarti quel danno alla salute. Si ha colpa quando io non voglio cagionarti un danno alla salute, ma te lo cagiono perché? Perché sono stato imprudente, sono stato incauto, sono stato imperito, sono stato negligente, eccetera. Quindi il medico non me l'ha causato perché mi odia e mi voleva evidentemente provocare l'amputazione delle gambe, me l'ha causata o perché è un medico incapace, oppure perché, quindi imperizia, o perché magari è un medico capace, ma in quel momento era distratto, era sovrappensiero, negligenza, ma ne parlerà meglio l'avvocato Fusco, oppure perché è un medico capace, non era in quel momento distratto, ma è un medico spericolato. Va bene, è incauto. Sì, va bene, non è ancora arrivato la sterilizzazione, dobbiamo muoverci, interveniamo comunque, sicuramente saranno sterili questi bisturi, mi fai prendere un'infezione ospedaliera perché mi hai operato con bisturi non disinfettati. I bisturi oggi sono usa e getta, però ragazzi capite che sto cercando esempi anche di scuola. Adesso, quando si discute dell'elemento soggettivo in tema di responsabilità medica, premesso che il medico potrebbe anche volermi uccidere, però sono decisamente casi di scuola, ovviamente a noi interessa discutere della colpa, perché il medico quando provoca un danno al suo paziente non lo fa perché lo vuole fare, lo fa perché sbaglia. E abbiamo detto prima, sbaglia o perché non è abbastanza bravo per eseguire quella diagnosi o quell'operazione, o perché è bravo ma in quel momento è distratto, o perché non è sia bravo sia attento ma è spericolato, è incauto. Adesso l'elemento soggettivo nel diritto civile, quindi l'accertamento della colpa del medico, perciò si parla di colpa medica perché il dolo medico è molto difficile, l'accertamento della colpa del medico in diritto civile è libero. Nel diritto penale, ve lo dirà dopo l'avvocato Fusco, c'è il problema della graduazione della colpa, del rispetto delle linee guida, eccetera. Nel diritto civile no. Il 2043 dice qualunque fatto doloso o colposo. Togliamo da mezzo il dolo, ovviamente. Quindi cosa vuol dire? Che il medico risponde a titolo di colpa per il suo errore medico che provoca un danno al paziente. Ma nel silenzio del legislatore dobbiamo capire che qualunque ipotesi di colpa può determinare risarcimento del danno a carico del medico. Che vuol dire qualunque ipotesi di colpa? Che non ti condanno solo se hai fatto una cosa grave, un errore clamoroso,
ha lasciato la garza all'interno del paziente aperto, cosa che purtroppo capita. Nel tagliarmi col bisturi hai preso un'arteria e mi hai fatto morire dissanguato. Quando mi hai avuto aperto davanti a te non hai visto che c'era una patologia a quell'organo, benché la stessa fosse visibile. Ma parliamo anche di errori molto più banali. Colpa lieve vuol dire qualunque ipotesi di imperizia, vuol dire poca bravura. Negligenza vuol dire disattenzione. Incautela vuol dire spericolatezza, poca avvedutezza. Quindi nel diritto civile la sensazione è che qualunque sia lo standard di colpa violato, anche una colpa di tipo lieve o lievissimo può determinare il risarcimento del danno. Vi è però una norma che dovete conoscere, che abbiamo trattato al corso, che sul punto dice qualcosa. È l'articolo 2236. Cioè dice il 2236, attenzione, è vero che per aversi responsabilità civile del medico basta una qualunque forma di colpa, anche una colpa lieve. Però attenzione, se la prestazione medica implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il medico non risponde dei danni salvo che li abbia provocati con dolo o per colpa grave. Cioè, che cosa dice il 2236? Attenzione. È vero che il medico normalmente risponde quando con un suo errore ha causato un danno ad un paziente e il suo errore sia un errore colposo, qualunque fosse il livello di colpa, quindi anche per colpa lieve. Dice il legislatore un momento, ciò è vero, salvo che non stava svolgendo un'attività medica, una prestazione medica di grande difficoltà. Come dice la norma, di speciale difficoltà. Se l'attività medica non era di speciale difficoltà, allora ti posso punire anche se la tua colpa è lieve. Ma se l'attività medica era di speciale difficoltà, allora per punirti, lasciamo stare il dolo, la tua colpa deve essere grave. Quindi un medico che sta svolgendo un'operazione difficilissima a cuore aperto, oppure un diagnosta che si trova a diagnosticare una malattia complessissima, rarissima, una peste, magari qua in Italia, chi l'ha mai vista una peste? In questo caso, o la tua colpa è grave, quindi o hai fatto una panzana grossa, oppure ti mando esente da pena. Perché? Perché le operazioni a cuore aperto sono difficilissime. E quindi se dovessi punire anche per colpa lieve, andrei a punire tutti i medici che fanno operazioni a cuore aperto, o tutti i medici che si trovano a diagnosticare malattie rarissime, perché gli errori lievi in questo campo sono tantissimi. Perché seguire un'operazione così complessa o diagnosticare una malattia così rara è difficilissimo. E allora dice il legislatore: un momento, in questi casi rispondi solo per colpa grave, perché potresti stare occupandoti della più importante, della più difficile delle operazioni a cuore aperto, ma se mi lasci la garza all'interno, devi rispondere comunque per danni, nel senso qua non, o anche per omicidio, eventualmente. Allo stesso modo, se stai diagnosticando una malattia gravissima, quindi, o meglio, rarissima, non gravissima, rarissima, e viene da me uno che tossisce in continuazione, fa un colpo di tosse al secondo, e io non prendo in considerazione quel sintomo, posso anche stare diagnosticando la peste bubonica, che non ho mai visto, ma devo tenere in considerazione quel sintomo evidente. Se non lo faccio, la mia colpa grave e rispondo. Quindi oggi, quando verifichiamo se c'è un giudizio contro un medico, dobbiamo prima di tutto chiederci un momento: siamo dinanzi ad una prestazione medica di speciale difficoltà o di ordinaria difficoltà? Se è speciale, verifichiamo se la colpa è grave, altrimenti vai sempre da pena. Se è lieve, risponde sempre. Ultima cosa, e poi lascio spazio o agli interventi dell'avvocato Fusco o alle domande. Mi hanno chiesto cos'è la colpa d'equipe. Se io sono operato da un'equipe medica di 5 persone e uno solo di loro sbaglia e quell'errore mi provoca un danno, io devo fare causa solo a quel medico che ha sbagliato o a tutta l'equipe? Rispondo. Di base, anche nel diritto civile, vige il principio per cui la responsabilità civile è personale. Quindi è chiaro che tendenzialmente io la causa la faccio solo al medico che sbaglia.
Vi è un però. Ciò è vero purché gli altri medici non erano stati messi nella condizione di rendersi conto o che quel medico ha sbagliato e quindi di riparare, o che avrebbe potuto sbagliare. Ad esempio, mi trovo ad operare con un medico e mi rendo conto che quel medico sta sudando, gli tremano le mani, è in uno stato di evidente agitazione. Io non posso dire, beh, che me ne frega, io la mia parte di operazione la faccio bene, se sbaglia lui, colpa sua. No, perché lì il medico ha l'obbligo di attivarsi e di dirgli: tu non sei in grado di operare, vattene a casa. Se non lo fa, risponde anche il soggetto, il membro dell'equipe. Allo stesso modo, il medico dell'equipe sbaglia il taglio, ok? Quindi provoca un problema. Se gli altri membri dell'equipe sono in grado di rendersi conto, devono intervenire e tamponarlo. Se non lo fanno, rispondono anche loro. Quindi in questo caso, e solo in questi casi, si può parlare di colpa di equipe. Altrimenti è chiaro, se quel medico non mi aveva dato segni di commettere un errore, l'ha commesso. Quindi non c'era modo per prevenirlo, non c'è modo per intervenire dopo. Risponde solo il medico. Col diritto civile, con la colpa medica civile abbiamo finito. Quindi chiedo intanto all'avvocato Fusco se vuole intervenire e dire qualcosa, ovviamente di civile. Dopodiché, ma potete già iniziare a scriverle, spazio per le domande se ce ne sono. Dopodiché diamo la parola all'avvocato Fusco. Prego. Ovviamente io posso farti i complimenti, Raffaele. L'argomento è molto interessante, soprattutto per quanto poi riguarda, ecco, la mancata informazione che dal medico al paziente. Se non erro, si è parlato anche di perdita di chance da parte della paziente, la quale appunto non può scegliere se abortire in quel caso o meno, e anche magari quando sono stati omessi degli esami strumentali che al fine potevano verificare effettivamente se vi fossero delle patologie o meno. Quindi molto interessante soprattutto questo ambito medico, e quindi complimenti. Ovviamente questa era l'unica, diciamo, osservazione che ritengo interessante, soprattutto perché, ecco, esula da lesioni o da problemi causati, ma effettivamente riguarda, ecco, una scelta del paziente. Sono quasi sempre errori da omessa diagnosi, perché è chiaro che se il medico ha il sospetto che il concepito può avere quel problema medico, ed esiste ovviamente un modo per verificarlo, si ha quell'intuizione, fa fare alla madre quell'altro esame e verifica, e chiaramente, ragazzi, non c'è mai un problema del medico che non dice alla madre i risultati, no? Il problema è sempre un'omessa diagnosi. Se però il medico non ha quell'intuizione, dà anzi rassicurazione alla donna, è chiaro che la donna non può effettivamente praticare la scelta abortiva. E siccome oggi l'aborto è un diritto a tutti gli effetti, allora è chiaro che può chiedere un risarcimento del danno. Ed è molto interessante, l'ha notato anche l'avvocato Fusco, è chiaro, perché abbiamo un medico che deve risarcire un danno pur senza aver cagionato una patologia, perché il bambino è portatore della sindrome di Down non perché lui ha immesso un cromosoma in più, ma perché purtroppo la malattia c'è. Vedo qualche domanda e rispondo. Per il medico chirurgo plastico possiamo parlare di obbligazione di risultato e non di mezzi? No. Perché non possiamo parlare di obbligazione di risultato? Intanto perché la chirurgia plastica in assoluto è una chirurgia che non guarda all'utilità, ma guarda al risultato estetico. E quindi nulla è più opinabile del risultato estetico. Chiaro, il medico ti fa vedere male una proiezione di come diventerai dopo l'operazione, ma sono proiezioni, non ti garantisce esattamente quel risultato. E quindi voglio dire, certo, il medico che sbaglia ad impiantarti una protesi e ti mette una terza quanto ti è chiesto una seconda, lì commette un errore netto, lì non c'è da discutere. Ma se invece dobbiamo discutere della qualità dell'operazione, lì siamo dinanzi ad un'obbligazione di mezzi, sicuramente. E in ogni caso il medico si impegna a prestare tutta la propria qualità professionale per far sì che il tuo seno appaia il più bello possibile, ma non è che è obbligato a far ciò, perché anche l'operazione di tipo plastico chirurgico può avere degli effetti indesiderati, può andare male anche non per un errore medico. Domanda di Orsola. Avvocato, mi scusi, ma l'infermiere che commette un errore medico
risponde comunque per responsabilità medica oppure sto sbagliando io? Non stai sbagliando. Infatti la dottrina e la giurisprudenza utilizzano non la parola medico, ma la parola sanitario, si può anche parlare di responsabilità sanitaria, perché si includono in questa categoria i medici intesi come dottori, i paramedici, gli infermieri, ma possiamo andare oltre, anche l'odontoiatra, adesso non ricordo se odontoiatria è una facoltà di medicina, ma anche tutte queste mi pare di no, anche tutte queste professioni paramediche, il podologo, quello che guarda i piedi, che non è un medico, il fisioterapista, anche tutti con l'OS, quello che pulisce ma è in ospedale normalmente, tutti possono evidentemente rispondere di ciò. Quindi si usa la parola sanitario in senso generico. Avvocato Torrese, potrebbe spiegare meglio la colpa grave nell'articolo 2236? Il medico risponderebbe solo in caso di imperizia? No, Silda, perché tendenzialmente, anche se la giurisprudenza è un po' oscillante, ne ho parlato molto al corso, purtroppo non posso farlo qua, però tendenzialmente il 2236, almeno da come è scritto, sembrerebbe essere una norma che fa salvo il medico nelle ipotesi di colpa non grave, qualunque sia la colpa. Cioè, abbiamo detto che la colpa si può frantumare in tre versanti: imperizia, cioè mancanza di bravura, di capacità; negligenza, cioè disattenzione, superficialità; incautela, cioè spericolatezza, il medico che è poco cauto sostanzialmente. Tendenzialmente il 2236 non fa una questione del genere, non dice che vale solo per la imperizia, però ti devo dire che la giurisprudenza tende invece effettivamente ad applicare, io non ci volevo entrare perché mi lungo troppo, ma cerca di tendere ad applicare il 2236 solo nelle ipotesi di imperizia, ne abbiamo parlato al corso, per un motivo molto semplice, te lo spiego proprio con un esempio che non può non farti capire il problema. Lasciare una garza nell'intestino di un paziente, nello stomaco di un paziente, quando lo stai operando lo stomaco, che cos'è? Ovviamente negligenza. Non gli lasci la garza dentro perché non sei un bravo chirurgo, ma perché ti distrai e lasci la garza dentro. Adesso, se noi volessimo applicare il 2236 anche nell'ipotesi di negligenza, noi manderemmo esente da colpa, civilisticamente parlando, il medico che sta eseguendo una difficilissima operazione allo stomaco, quindi molto difficile, e uccide il paziente perché gli lascia la garza dentro. Ragazzi, ma non avrebbe senso. Io voglio mandare esente da pena il medico quando fa un'operazione difficile, ma perché so appunto che lì il problema è la difficoltà dell'operazione, quindi deve essere bravissimo nell'operazione, quindi è un problema di perizia. Se ti scordi la garza dentro, o te la scordi perché stai operando una banale appendicite, o te la scordi perché stai operando alla grande uno stomaco, un'operazione complessissima, la tua negligenza è sempre grave. E quindi la tua negligenza, voglio dire, è sempre fonte di responsabilità. Questo è il motivo. Domanda di Antonio. Visto che si tratta di un'obbligazione di mezzi, il medico nel consenso informato deve o non deve informare il paziente dell'esistenza di eventuali altre strutture tecnologicamente più avanzate? Domanda corretta, sicuramente sì. Se effettivamente il medico, o meglio, chiariamoci, se il medico è consapevole del fatto che per quel tipo di operazione che deve ricevere esistono strutture più adeguate, quindi che offrono sicuramente una possibilità, una percentuale di risultati migliori, deve farlo, altrimenti non è tenuto. Avvocato, mi scusi, io dicevo sempre negligenza, imprudenza, imperizia, va bene oppure è scorretto? Imperizia, negligenza, imprudenza è meglio incautela. Imprudenza e incautela però sono sinonimi. L'importante più che i termini è capire di che parliamo. Non sei bravo, quindi non sei stato capace. Sei stato distratto, quindi non sei stato attento. Sei stato spericolato, quindi hai fatto qualcosa di non avveduto. Nel caso di responsabilità del sanitario dipendente dell'ospedale, domanda di Dylan, e qui applicazione 2043, devo comunque applicare e aizzare il 2200, aizzare si aizzano i cani, il 2236, anche se non ho stipulato nessun contratto? Sicuramente sì. Il 2236 trova applicazione sia nelle ipotesi di responsabilità contrattuale
che quelle di ipotesi, ecco, sto contratto, l'ho letto analizzare, adesso ho letto la tua correzione, non aveva senso, cioè non capivo. Sicuramente sì, 2236 si applica in ogni caso. Prego Antonio, ancora un minuto per vedere se ci sono altre domande, dopodiché lascio la parola all'avvocato Fusco. Un minutino solo. Grazie, ovviamente questa è stata un'estrema sintesi, no? Di tutte le fatte ipotesi di colpa medica in diritto civile, ce ne sono moltissime in più. Chiaramente ne ho parlato al corso, ma ho dedicato molte lezioni alla colpa medica, perché tante sono le ipotesi di colpa medica. Qui dovevo chiudere tutto appunto in a nutshell, in una conchiglietta, ho cercato di fare. Allora, non vedo altre domande, se poi ci dovessero essere risponderò dopo anche per iscritto senza problemi, quindi cedo la parola all'avvocato Fusco, prego. Eccoci, buon pomeriggio a tutti innanzitutto. Sicuramente, come diceva l'avvocato Torrese, è un argomento molto molto vasto, dove c'è molta giurisprudenza, quindi veramente si racchiude il massimo per appunto dare quelle che sono le nozioni fondamentali. Analizzando appunto la responsabilità medica in diritto penale, dobbiamo innanzitutto dire che è rilevante per quanto riguarda quelle che sono le lesioni colpose e quello che è l'omicidio colposo. Ma ovviamente già qui si potrebbe dire, obiettare, ma visto che abbiamo già appunto questi reati, quindi le lesioni colpose, l'omicidio colposo, perché quindi nasce questa esigenza di regolare, questa esigenza di creare una norma adeguata alla colpa medica? L'esigenza un po' l'accennava prima l'avvocato Torrese, che è questo fenomeno che negli anni è stato sempre più presente, sempre più, ha creato sempre più problemi, che è quello della medicina difensiva. In sostanza è cambiato quello che è il rapporto tra medico e paziente. Il paziente oggi non è più un soggetto che si affida al medico e in maniera così acritica e in maniera del tutto fiduciaria, ma sicuramente ha dei sospetti, in sostanza è un soggetto che fa molte domande, un soggetto che chiede, come diceva giustamente l'avvocato Torrese, il cosiddetto consenso informato, ed è pronto anche a denunciare qualora sussistano appunto delle colpe, qualora vi siano appunto delle lesioni. Questo ha creato tantissimi tipi di processi penali e proprio per questo motivo i medici hanno, diciamo, si sono tutelati, possiamo dire così, con questa medicina difensiva. Che cos'è? L'accennavo, la ripeto, ma giusto per dare una genesi a come nasce appunto questo problema della responsabilità medica. La medicina difensiva viene una medicina che può essere sia cosiddetta positiva o negativa. Positiva nel momento in cui il medico fa tantissimi accertamenti, analisi, visite al fine di tutelarsi, ma magari è talmente eccessivo la richiesta che è del tutto inadeguata, è del tutto magari non necessaria. Dall'altro, magari questa presta meno problemi di quella invece negativa, dove ad esempio il medico decide di non intervenire. Il medico in sostanza decide dove sono casi rischiosi, casi molto pericolosi, casi molto borderline, cerca di non intervenire, anche al fine magari di salvare una vita, al fine di evitare quelle che possono essere eventuali giudizi penali o civili. Quindi nasce questa esigenza di fermare questo fenomeno della medicina difensiva, come dicevamo, e il primo intervento noi lo abbiamo nel 2012, con il cosiddetto decreto Balduzzi. In sostanza, il decreto Balduzzi fa una grande differenza tra quella che è appunto la colpa grave e quella che è la colpa lieve. E il decreto Balduzzi prevedeva in sostanza che il medico potesse rispondere quindi di lesioni colpose o di omicidio colposo qualora ci fosse una responsabilità cosiddetta grave, ma non anche per quanto riguarda invece una responsabilità, una colpa cosiddetta lieve. Quindi c'era questa grande differenza, colpa grave e colpa lieve, ma fino a quel punto diciamo che la colpa grave o lieve era stata utilizzata ai fini della commisurazione della pena,
Invece, con il decreto Balduzzi, viene utilizzata per andare ad indicare e andare ad commisurare quella che è la responsabilità o meno del medico. Quindi è una grossa novità quello che introduce il decreto Balduzzi, ma sicuramente dava comunque dei problemi interpretativi. Non sempre è agevole andare ad commisurare, o meglio andare ad individuare se una colpa è lieve o se una colpa è grave. E questo, diciamo, tipo di esigenza fa sì che questo decreto legge, questa legge successivamente, viene susseguita dalla cosiddetta legge Gelli Bianco. E nel 2017 la Gelli Bianco introduce all'interno del nostro ordinamento, nel codice penale, un articolo che è appunto l'articolo 590 sexies. L'articolo 590 sexies è molto importante perché è un articolo, soprattutto per coloro appunto che faranno l'esame di avvocato, è una norma fondamentale e che bisogna tenere assolutamente in considerazione qualora possa capitare un problema, un caso di responsabilità medica. Perché è importante? Perché innanzitutto introduce una causa di non punibilità, e adesso andremo a vedere. Al primo comma dice l'articolo: se i fatti di cui articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste, salvo quando disposto dal secondo comma. Ovviamente questo primo comma non ci dice nulla di nuovo, in sostanza. Diciamo è quasi come se avesse voluto introdurre magari di più il secondo comma, dice la dottrina. Ma la vera particolarità di questo articolo, ovvero quello che è stato anche oggetto poi di giurisprudenza, è sicuramente il secondo comma. Perché? Perché cosa prevede? Lo leggo perché è molto importante questo articolo. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultano adeguate alla specificità del caso concreto. Ma se ben vediamo questo secondo comma, ovviamente ha dato molti problemi interpretativi. Perché? Perché dice: qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni e le linee guida. Ma se sono rispettate le raccomandazioni, le linee guida e la prassi medica, è chiaro che il soggetto non versa in uno stato di imperizia. Quindi c'è stata, diciamo, una, dice la giurisprudenza, una, diciamo che è stata interpretata male, ma soprattutto scritta male questa norma. E appunto sono intervenute due sentenze fondamentali per chiarire. La prima sentenza è la sentenza Tarabori. Ora, prima di analizzare la sentenza però Tarabori, faccio giustamente una parentesi per quanto riguarda la colpa generica, perché abbiamo parlato in questo caso di imperizia, ma non abbiamo parlato di negligenza ed imprudenza. Fondamentale questo, perché qui non viene in rilievo né l'imprudenza né la negligenza, dove, come diceva giustamente l'avvocato Torrese, per imprudenza è la violazione di una regola cautelare di non tenere un certo comportamento, quindi di non fare, e il soggetto invece fa. Quando invece parliamo di una negligenza, è la violazione di una regola cautelare che richiede invece un'attività, cioè un fare in sostanza. E invece, per quanto riguarda l'imperizia, è la violazione di quelle che vengono definite le legis artis, cioè in sostanza di quelle che sono le regole tecniche, quindi mediche, quelle che sono appunto tutte quelle norme che regolano un'attività ad esempio professionale. Quindi ovviamente ad oggetto del secondo comma vi è solo l'imperizia, e su questo ovviamente noi ci dobbiamo basare. La Tarabori, quindi, che è la sentenza 28187 del 2017, cosa ci dice? Dice appunto che si ha non punibilità se in giudizio si fa
una questione di imperizia, ma se il sanitario ha rispettato le linee guida o la prassi medica in sostanza. Quindi in questo caso, secondo la Tarabori, dà quasi un'interpretazione letterale, potremmo dire, della norma, dicendo, guardate, se il medico ha rispettato la linea guida prevista nel caso di specie, è chiaro, si applica questa causa di non punibilità prevista al secondo comma. Se no, altrimenti, questa non si applica. Punto, dice la Tarabori. Ma in realtà, quindi, qual è l'ambito di applicazione? L'ambito di applicazione, quindi, e quindi si ha responsabilità medica solo quando vi è colpa. E quando è che vi è colpa? Qui si dice quando sono correttamente individuate, e quindi in questo caso si applica la causa di non punibilità, quando correttamente individuate linee guida da applicare al caso concreto. Quindi il soggetto ha applicato, il medico, il sanitario ha applicato le linee guida. Se queste linee guida sono state convalidate dagli organismi a ciò preposti, e quindi sono appunto linee guida previste dall'ordinamento scientifico e sanitario, quando se non esistevano delle controindicazioni alla loro applicazione, e quarto, ed è fondamentale, poi vedremo perché, se non sono intervenuti errori nella terapia eseguita. Attenzione, quindi in sostanza ci dice la Tarabori, se non vi sono questi requisiti, potremmo dire fra virgolette, è chiaro, il responsabile, il sanitario non risponde, ne risponderà penalmente. Quindi non ci sono profili di colpa, e quindi diventa quasi del tutto irrilevante questo secondo comma, cioè non c'è colpa, il sanitario ha rispettato le linee guida, le ha attuate in maniera adeguata, quindi non c'è colpa, punto. Ma non serviva neanche il secondo comma, poi dice a questo punto la giurisprudenza. Per questo motivo, quindi, cosa succede? Avviene successivamente la Corte di Cassazione, con la sentenza invece Cavazza, che è una sentenza sempre del 2017, con la sentenza Cavazza, questa sentenza è fondamentale perché amplia quindi un garantismo nei confronti dei medici e dei sanitari, quando dico medici parliamo anche di sanitari, ma soprattutto amplia quello che quasi è uno scudo per il medico in questo caso. Perché con la sentenza Cavazza dice, guardate, badate bene, l'imperizia prevista dal secondo comma non è solo un'imperizia in eligendo, ma si applica quindi questa causa di non punibilità anche quando il medico sbaglia nell'applicazione, cosa che non era prevista dalla Tarabori. Quindi dice la causa di non punibilità noi la applichiamo sia quando il medico quindi opera, quindi quando interviene e sbaglia nell'intervento, ma aggiunge anche per colpa grave. Questo è fondamentale. È fondamentale perché è chiaro che dà sicuramente una spinta al, e quindi un forte contrasto, potremmo dire, a quella che è la medicina difensiva, perché dice, vabbè, medici, sanitari, non vi preoccupate, perché anche nel momento in cui voi applicate la linea guida, ma sbagliate nell'applicare, anche in caso di colpa grave, poi siete esenti da responsabilità. Questo è in poche parole quello che dice la Cavazza. Ma sicuramente è una sentenza che poi vedremo successivamente seguita da una sezione unita, che sembra quasi contrastare con quello che è la tutela della salute, addirittura reintroducendo questa che è la colpa grave. E perché, e questo è fondamentale, dice la Cavazza, anche nei casi colpa grave, perché si è svegliata e ha detto no, dice perché anche nei casi colpa grave, perché la norma non fa la differenza tra colpa lieve e colpa grave. Quindi in questo caso, anche in caso di colpa grave, il sanitario, il medico, può andare esente da responsabilità penale. Ed effettivamente il secondo comma non è come nel caso del decreto Balduzzi che faceva la differenza tra colpa lieve e colpa grave, in questo caso non fa questa differenza. E quindi ovviamente qui si pone, diciamo, un problema di comprendere innanzitutto quale interpretazione debba essere presa in considerazione, ma soprattutto c'è un problema anche di successione leggi penali nel tempo tra la Balduzzi e la Gelli Bianco. Quindi comprendere effettivamente quale di queste possa essere applicata e quale sia più favorevole. Ora interviene quindi successivamente la sentenza a sezioni unite, che è la sentenza Mariotti.
che è la sentenza 8770 del 2018. Innanzitutto la sentenza, quindi Mariotti, ci dice, guardate, che la legge più favorevole al reo è sicuramente la Balduzzi, perché è chiaro, fa una differenza tra colpa grave e colpa lieve, e ritiene che solo nei casi colpa grave il soggetto non vada esente da responsabilità. Quindi si applica in caso di eccezione di legge vale nel tempo la legge Balduzzi, decreto Balduzzi. Ma il problema era risolvere questo contrasto giurisprudenziale tra la Tarabori e tra la Cavazza. E cosa affermano in sostanza le sezioni unite? Affermano, diciamo, dei principi fondamentali che serviranno quindi anche per comprendere quando effettivamente il sanitario versi o non versi in una situazione di responsabilità penale. Ovviamente il riferimento agli articoli 589 e 590, quindi parliamo di omicidio colposo, lesioni persone colpose. Cosa ci dice le sezioni unite? Le sezioni unite ci dice che è l'esercente la professione sanitaria è responsabile penalmente per morte o lesioni quando l'evento si è verificato per colpa, sia lieve sia grave, da negligenza e imprudenza. È chiaro, qua diciamo era quasi pacifica la cosa. È chiaro che se il medico ha commesso per negligenza o imprudenza una lesione, un omicidio, è chiaro, se sia lieve o sia grave, non ce ne importa, il medico sarà responsabile. Ok, quindi su questo, diciamo, la questione era abbastanza pacifica, perché neanche la norma parlava più di negligenza o parlava di imprudenza. Ecco l'esempio fatto prima dall'avvocato Torrese, il medico che dimentica la garza all'interno del soggetto, è chiaro, lì anche una colpa lieve o grave, come la si voglia definire, è chiaro, è colpa, punto. Quindi il soggetto ne risponderà penalmente in quel caso. Ora, l'evento, secondo punto, ci dice che è responsabile anche quando l'evento si è verificato per colpa, che sia lieve che grave, da imperizia nella individuazione di linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate al caso specifico. Cioè, il sanitario, il medico, nell'operare, ha utilizzato delle linee guida che non erano o prassi medica o che non erano adeguate al caso di specie. Questa anche qui è abbastanza pacifica, è chiaro che il medico si attua una linea guida ad un caso che non andava praticato, si applica linee guide per un trapianto di fegato, le applica ad esempio a un trapianto di cuore, è chiaro che c'è una colpa che anche se è lieve, ma è chiaro che il soggetto andrà comunque, non andrà esente da responsabilità penale. Terzo punto, l'evento si è verificato per colpa sia lieve che grave, da imperizia nella individuazione di linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate al caso concreto. E ora questa che abbiamo detto adesso, arriviamo al quarto. L'evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell'esecuzione di linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico. Questo è il quarto punto, quello più fondamentale. Le ho lette proprio perché sono importanti anche ai fini di un eventuale esame da sostenere, perché dobbiamo capire effettivamente quando il soggetto ne risponde penalmente o meno. In questo quarto punto dà una correzione a quella che era la sentenza Cavazza, perché ci dice che quando pure siano state utilizzate quindi e scelte delle linee guida adeguate al caso concreto, va bene, in questo caso il medico non andrà esente da responsabilità quando vi sia stato grave colpa nell'attuazione di queste linee guida. Quindi è chiaro che in sostanza andrà esente solo in caso di colpa lieve ma non grave, come aveva sostenuto la precedente sentenza Cavazza. Ora, perché quindi la sezione Mariotti ritiene ed esclude l'imperizia grave dalla non punibilità? Perché per due, diciamo, ragioni. Sicuramente in contrastante con l'articolo 3 e 32 della Costituzione. In primis perché violerebbe il principio della costituzionale della parità di trattamento con riferimento anche alle altre professioni, e l'altro sicuramente andrebbe a violare quello che è la tutela della salute. Come diciamo prima, cioè
il soggetto è comunque ha una colpa grave, quindi sì, ha fatto il trapianto di fegato, ha eseguito la linea guida prevista, ma nell'attuazione invece di andare a tagliare in questo caso quelle che sono i le vene, oppure meglio, io non sono un tecnico, ma per intenderci taglio una femorale, in quel caso è chiaro che c'è una colpa grave nel medico, e quindi è giusto che possa rispondere di lesioni, non anche per quando invece riguarda la colpa lieve. Ora, quindi, giunto a questa soluzione che ci viene data dalle sezioni unite, che è abbastanza chiara, e diciamo che si quasi in questo caso la giurisprudenza si è sostituita al legislatore, cioè vediamo come sempre più spesso noi entriamo o stiamo meglio in un sistema di common law e non più di civil law, cioè in sostanza quello che è il dato normativo, ok, è del tutto potremmo dire irrilevante di fronte a quello che poi effettivamente la giurisprudenza chiarisce. Infatti bisogna ovviamente in un caso di venga analizzato la responsabilità medica, bisogna citarle queste sentenze perché sicuramente sono determinanti, ma soprattutto la sentenza sezioni di Mariotti, perché dà delle indicazioni fondamentali per determinare la responsabilità penale appunto del medico. Ciò posto, quindi, valutiamo quindi il grado della colpa. Abbiamo detto che comunque anche con la sentenza Mariotti viene reintrodotto questo concetto di colpa grave e colpa lieve, quindi anche il riferimento soprattutto alla scelta delle linee guida. Ma come andiamo a valutare effettivamente e quindi come possiamo ritenere che un soggetto, un sanitario in questo caso, possa essere in colpa lieve o in colpa grave? Anche qui la Mariotti ci dà delle indicazioni, anche perché queste indicazioni sono importanti, perché decidere se si tratta di colpa grave o colpa lieve è fondamentale per la responsabilità penale del medico, e non tutti i casi sono così agibili. Abbiamo fatto degli esempi, sia io sia l'avvocato Resi, abbastanza espliciti, ma ovviamente non tutti gli esempi sono così espliciti, tutti i casi sono così espliciti. Ci sono anche, diciamo, dei casi borderline dove può stare tra la colpa lieve e la colpa grave. Quindi come andiamo a determinare? La sentenza Mariotti ci dice che per determinare quindi se siamo nella colpa grave o nella colpa lieve, dobbiamo anzitutto comprendere la misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni dell'agente e del suo grado di specializzazione. Cioè, se effettivamente il soggetto che ha agito era un soggetto specializzato, ecco il caso, per esempio, prima faceva l'avvocato Torrese, del soggetto il ginecologo, quindi che era in una operazione magari ginecologica in quel caso, è chiaro che c'è un maggior riprovo, cioè se è un soggetto specializzato, quindi conosci bene le cosiddette legis artis, quindi un riprovo sicuramente maggiore. Poi bisogna andare a capire la problematicità o equivocità della vicenda. Cioè, era un caso palese quello che ti si è presentato davanti, o era un caso che effettivamente poneva dei problemi? Era una malattia di chiara diciamo evidenza tale da poterla catalogare subito oppure no? Quindi questo è un altro dato fondamentale. Non tutte le malattie possiamo subito dire il soggetto ha una bronchite, punto. Potrebbero esserci altre malattie di base. Terzo punto, la particolare difficoltà delle condizioni in cui il medico ha operato. Anche questo è importante. Un medico che opera in uno stato di guerra certamente non è lo stesso di un medico che opera in condizioni di pace, capite bene? Quindi opera in una situazione di emergenza, opera in una situazione dove magari ci sono anche degli strumenti medici che sono di fortuna in certe situazioni, però deve intervenire perché deve salvare comunque una vita, o meglio c'è la probabilità di salvare una vita. Terzo punto, la difficoltà obiettiva di cogliere e collegare le informazioni cliniche, il grado di atipicità e novità della situazione. E questo, diciamo, siamo quasi abituati a vederlo, nel senso che l'abbiamo visto un po' con il Covid, e poi anche questo punto è fondamentale. Una situazione nuova, magari non prevista neanche da nessun tipo di
libro medico, manuale medico. È chiaro che è una situazione che pone il medico in una situazione di dubbio, di tentativi in certe situazioni. E quindi è chiaro che c'è una minor colpa qualora si intervenga su situazioni nuove, su situazioni magari che non sono appunto previsti dai manuali. Magari una malattia nuova, ecco, abbiamo detto il Covid, nei primordi si poteva scambiare tranquillamente per una bronchite inizialmente. Poi è chiaro, ci sono stati gli sviluppi e si è capito invece che era un virus, ed era il Covid. E poi questo dato è fondamentale, perché dopo vedremo il motivo. La motivazione della condotta, ovviamente, quali sono state le motivazioni che il medico adduce per appunto per l'intervento, quindi quali erano le esigenze dell'intervento, quindi se c'erano appunto, se era necessario intervenire ed intervenire in quel modo soprattutto. Ultimo punto, la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa. Quindi magari il medico in quel caso dice: io lo so, sono consapevole del fatto che sto intervenendo in una situazione pericolosa, il soggetto però può morire, anzi quasi sicuramente sta per morire, io devo intervenire perché devo salvarlo. E quindi anche se c'è una probabilità minima, io devo intervenire. Come abbiamo visto, questi criteri sono tanti, ma proprio perché sono tante le situazioni, capite bene, dove è possibile, diciamo, capire, è possibile applicare una responsabilità penale del medico, e quindi dover calibrare, ecco, bene se si tratta di una colpa lieve o di una colpa grave, e quindi se effettivamente il medico abbia quindi una colpa nel caso. E quindi, diciamo, questi criteri che ho citato, che ho ritenuto fondamentali, appunto devono essere comunque presi in considerazione al fine di ritenere se effettivamente, magari anche da una traccia che viene data, se effettivamente il medico versava un colpa lieve o colpa grave. Ora, è chiaro che qual è il parametro per definire se effettivamente quel medico ha agito bene? Abbiamo visto i criteri, sì, ma li ha applicati correttamente questo medico? È stato bravo nell'eseguirlo? Come facciamo? Vabbè, qui ci viene in aiuto quella che è la parte generale del diritto penale, e ci viene in aiuto quello che viene definito l'homo iusdem professionis et conditionis, cosiddetto agente modello. Cioè, in sostanza, si andrà a valutare, quindi, se il medico, un medico modello in questo caso, nella stessa condizione poteva fare meglio e poteva evitare l'evento, quindi le lesioni o la morte del paziente. E quindi si andrà a parametrare il comportamento, la condotta posta in essere da quel medico con la condotta dell'agente modello. Agente modello che significa ovviamente un soggetto di pari cultura, un soggetto che andava, un agente che operava nelle stesse condizioni, appunto, e a capire magari anche la stessa specializzazione. Quindi è chiaro che si andrà a commisurare e quindi a valutare la condotta in base all'homo iusdem conditionis et professionis. Ciò posto, quindi, questi sono un attimo quelli che sono i punti fondamentali da poter analizzare per quanto riguarda la responsabilità penale in ambito medico. Ma ci sono state, anche in applicazione di quelli che sono i principi ora citati, un'applicazione concreta appunto per il caso Covid, perché sappiamo tutti che il caso Covid ha creato non poche problematiche per quanto riguarda la responsabilità medica sulla somministrazione o meno dei vaccini. Casi pratici, appunto, del soggetto che veniva, si sottoponeva ovviamente al vaccino, e successivamente magari ci sono stati anche casi di morte, casi di lesioni, casi di trombosi. Allora, in questo caso c'è la responsabilità, non c'è? Come si va a calcolare una responsabilità, come si va a comprendere se c'è responsabilità della sanità? Benissimo, è intervenuta una legge che è la 76 del 2021, misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 in materia di vaccinazioni anti-SARS, e questa appunto legge cosa prevede? Prevede che la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione
all'immissione in commercio emessa dalla competente autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative all'attività di vaccinazione. In sostanza, in questo caso, il medico non avrà nessun tipo di responsabilità quando ha eseguito una vaccinazione e l'ha eseguito così come appunto previsto dalle linee guida del Ministero, e quindi in questo caso si è parlato di scudo penale. Quindi il medico non risponderà della morte del soggetto vaccinato, perché ormai c'è questa legge che prevede appunto uno scudo penale su questi casi. E non solo, ma quindi anche per tutti gli altri casi che riguardano invece una situazione di emergenza, perché non solo il problema si è posto per le vaccinazioni, ma il problema si è posto anche per quanto riguarda invece le cure, perché anche in alcune situazioni determinati tipi di cure hanno creato delle lesioni, ma anche, diciamo, anche la morte magari del paziente. Quindi in questo caso cosa è successo? È successo che anche qui la legge è intervenuta e ha previsto che il medico versarsi in caso di responsabilità penale solo quando ci fosse colpa grave. Ecco, qui richiamiamo la colpa grave del medico. E anche qui questa andrà parametrata in base ai criteri che abbiamo prima visto, quindi in base all'emergenza, in base al pericolo, in base alle situazioni in cui versava il sanitario. Quindi abbiamo visto un'applicazione concreta di quelli che sono stati i criteri definiti appunto dalla legge Mariotti. Io con questo ho concluso, ovviamente se ci sono domande sono a disposizione. Grazie. Allora, intanto complimenti all'avvocato Claudio Fusco per questa spiegazione davvero ottima e complimenti anche al prof. Giorrese. Direi davvero che oggi abbiamo deliziato i nostri studenti, i nostri spettatori con due spiegazioni davvero molto corpose, intense, curate, dettagliate come sempre. Allora, io per il momento non vedo domande e quindi inizio a chiedere al prof. Giorrese se ha qualcosa da aggiungere. No, volevo solo fare i complimenti all'avvocato Fusco per la bella ricognizione che ha fatto del problema, anche costellata da tanti esempi pratici che rendono molto semplice la comprensione per chi ci segue. Quindi complimenti e verifichiamo solo se ci sono domande. Sì, assolutamente. La praticità, ecco, soprattutto poi anche in ambito penale, diventa fondamentale ai fini della comprensione. Ma stesso discorso vale anche per il civile, come sempre il nostro prof. Torrese ha sempre quella capacità di spiegare in maniera davvero semplice e comprensibile ogni concetto. Non vedo domande, ci sono solo i complimenti di Giovanna, grazie Giovanna, grazie anche a tutti gli altri che comunque vedo, insomma, hanno scritto complimenti, ho notato anche un particolare interesse e sì, è appena arrivata una domanda, quindi fermi tutti, leggiamo la domanda di Francesco. Allora, quindi alla fine per aversi colpa medica bisogna verificare tutti i criteri dettati dalle sezioni unite, Mariotti? Assolutamente sì, perché è chiaro che lì vengono analizzati caso per caso e quindi è di grande aiuto la sentenza Mariotti nell'analizzare anche magari su una traccia che viene data in sede d'esame, sicuramente analizzare quella condotta alla luce della Mariotti sicuramente è di grande aiuto per determinare la responsabilità del sanitario. Quindi sì, la risposta è affermativa. Perfetto, Mario che dice quando le spiegazioni sono esaurienti le domande scarseggiano, è vero Mario, assolutamente, ancora Claudia, complimenti e grazie per le spiegazioni di entrambi gli avvocati, quindi io direi che possiamo terminare qui questo nostro webinar. Volevo soltanto ricordare l'appuntamento di mercoledì per aggiornamenti giurisprudenziali ore 21. Assolutamente, quindi noi saremo connessi e vi aspetteremo mercoledì alle ore 21 e ovviamente io vi invito a restare poi connessi anche per tutti gli altri appuntamenti, come sempre insomma basta scorgere la lista insomma sulla nostra pagina Facebook che ricordo Corsi di Formazione Giuridica 2022, ma anche tutti gli altri canali come canale YouTube, canale Instagram, sito web eccetera. Grazie ancora a tutti, grazie ai nostri relatori, complimenti
presente ancora, prof. Torrise, complimenti all'avvocato Claudio Fusco, l'avvocato grazie Torrise, che è andato via, ma comunque ancora complimenti, e grazie ancora a tutti voi. A presto.